Buonasera, bentrovati a tutti con l'appuntamento con l'informazione sportiva in diretta di Udinese TV Focus, in apertura ovviamente sull'Udinese dopo la sconfitta in Coppa Italia ieri sera alla Dacia Arena contro il Monza e l'eliminazione dalla competizione. Si deve voltare subito pagina e mettersi al lavoro per preparare la prossima sfida di campionato per continuare nell'ottimo percorso già dalla prossima gara contro il Torino alle 12:30 alla Dacia Arena. Dopo ben 67 giorni da imbattuta, l'Udinese torna ad assaporare l'amaro gusto della sconfitta dal Milan al Monza e una Lombardia a tratti indigesta ai colori bianconeri, battuti quest'anno dalle due squadre che sabato si giocheranno un derby caldissimo, soprattutto per Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. E la seconda sconfitta stagionale è arrivata forse nella partita meno attesa, con un Monza praticamente senza titolari, ma con grande fame di fare bene e quel pizzico di fortuna che non guasta mai. I brianzoli, ben inteso, hanno meritato la vittoria, con la squadra di Sottil che ha pagato a caro prezzo il primo tempo giocato sotto ritmo, anche per via dei tanti giocatori in campo con pochi minuti nelle gambe rispetto ai compagni che di solito scendono sul terreno verde. È mancato un po' l'asse centrale, con Nuitink e Jaialo che alla lunga hanno fatto venir meno le certezze solitamente fornite da Bigol e Wallace. Merita una menzione particolare l'11 brasiliano. In tanti sono sempre pronti a criticarlo al primo pallone sbagliato, ma contro il Monza si è visto quanto possa pesare la sua assenza, soprattutto nel lavoro scuro, quello che ha apprezzano gli addetti ai lavori, meno l'appassionato medio. Eppure dopo quei primi 45 minuti chiusi con il tiro di Valotti deviato da Isibue all'incrocio dei pali, l'Udinese aveva compiuto l'ennesima rimonta con il bomber che non t'aspetti, quel Nequen Perez che ha firmato tutti gli ultimi tre gol stagionali dell'Udinese. Poi il blackout con i due gol ravvicinati del Monza e il bis di legni di Samardžić e De Lofeu come a Roma, con anche Pereira che si è unito alla festa a cui nessuno piace essere nella lista degli invitati. Finisce l'avventura in Coppa Italia ed è un boccone amaro, ma non intacca quanto di buono fatto da questi ragazzi. È una lezione da imparare, sì, lo ha detto Arslan, mentre Sottil e Perez si sono detti incavolati, versione edulcorata. Se tutto questo non bastasse, il leader De Lofeu ha scritto parole chiare su Instagram, facendo capire che la squadra voglia matta di tornare in campo e vincere. Lo avrebbe fatto subito, dovrà aspettare domenica per far capire che Monza è stato davvero solo un incidente di percorso. Ed è stato designato il fischietto per il match di domenica ad arbitrare Udinese-Torino, sarà Marchetti, coadiuvato da Margani e Vecchi. Il quarto uomo sarà Cosso, al VAR la penna, l'assistente VAR Di Martino. E in occasione del match tra Udinese e Monza, intercettato dai nostri microfoni Adriano Galliani, presente ovviamente, ha parlato delle sue emozioni in vista della partita del prossimo turno di campionato contro il Milan e si è soffermato sui colori bianconeri. E sabato c'è una partita importantissima, non lo ha nascosto Palladino nel presentare la gara di oggi. Che partita sarà sabato per lei? Io sono emozionato da quando ho letto la data, perché la mia vita è passata prima al Monza, poi 31 anni Milan, poi ancora Monza, quindi ho passato la vita in queste due società e per me sarà un'emozione speciale. Sto facendo yoga mentale e ho giurato che non muoverò un muscolo, perché immagino di avere molte telecamere di fronte e quindi cercherò di stare assolutamente immobile qualunque cosa succeda. Anche perché il Milan ha progetti ambiziosi dopo lo scudetto, però almeno dello scudetto dell'anno scorso è contento. Ah, vabbè, sì, molto, molto. Io continuo ovviamente a essere tifoso oltre che della squadra, della città dove sono nato, dove sono cresciuto, del Milan. Quindi vediamo, ma parliamo anche un po' dell'Udinese. L'Udinese sta facendo benissimo, benissimo, benissimo. È veramente straordinario quello che sta facendo la famiglia Pozzo. Dovete tenerli molto, molto da conto, perché ho sentito e lo saluto il presidente Giampaolo, che è un caro amico. Sono da 36 anni che calchiamo i campi di calcio e speriamo di andare avanti ancora tanto tempo. L'Udinese becca sempre tanti grandi talenti, ma anche in panchina. Che bella sfida è tra Sottil e Palladino, anche il Monza, insomma, ha fatto una bella scelta. Assolutamente sì, è stata buona la scelta dell'Udinese e credo assolutamente, ne sono convinto, anche la nostra. Tra gli ospiti della serata anche Giovanni Galeone, che nell'estratto dell'intervista che vi proponiamo si è soffermato sui nuovi talenti di questa stagione bianconera. Sentiamo. Ma la società da sempre punta ad avere una squadra forte, molto forte fisicamente, con un paio di giocatori, due o tre giocatori di alto livello.
Fino all'anno scorso c'era Pereira De Lofeo, quest'anno hanno fatto un mercato a mio avviso fantastico, perché io non li conoscevo, ma hanno preso dei giocatori che oltre ad avere queste caratteristiche di forza fisica, temperamento eccetera eccetera, sono bravi tecnicamente, ma bravi veri. C'è quel ragazzo che mi piace tantissimo, quel mancino, Samarzic, è il mio pupillo, io sì, da un po' di anni che non vengo a vedere, però l'ho seguito alla televisione, basta vederlo toccare due volte il pallone per capire che giocatore è. E anche il centrale, Bijol, no? È anche un ottimo giocatore anche lui, per cui ha messo vicino a Pereira e De Lofeu, che erano un po' quelli un po' super, ha messo altri due o tre giocatori di livello tecnico molto molto elevato, per cui i risultati dell'Udinese, sì, per chi non la conosce, per chi non se l'aspetta, sono un pochino sopra le attese, però se li è meritati. Io dico che probabilmente quello che ho visto io all'inizio del campionato, Sottil con la difesa a tre ha faticato un pochino. Io vedevo che venivano concesse occasioni alle avversarie, compresa la prima partita a Monza, la seconda partita a Monza, eccetera. E molte occasioni, molte più occasioni agli avversari. Adesso l'Udinese concede poco e niente, non solo, ma sviluppa un gioco offensivo interessantissimo, molto bello anche. E la giornata di oggi è la giornata dedicata alle ultime tre gare dei sedicesimi di Coppa Italia, le gare che vanno a definire gli ultimi accoppiamenti in vista degli ottavi che poi si disputeranno nel mese di gennaio. Tra Cremonese e Modena è finita 4-2, quindi sarà proprio la Cremonese ad affrontare il Napoli. In corso invece Sampdoria-Ascoli, risultato al momento al 49esimo di 1-1 con la vincente delle due che affronterà la Fiorentina, e alla fine questa sera in campo Bologna-Cagliari, chi tra le due passerà il turno verrà invece accoppiata alla Lazio. Ricordiamo che è in campo anche il Pordenone per la gara valevole per la nona giornata di Serie C, girone A al momento contro il Trento, il risultato è di 0-0. Prima vittoria stagionale invece per la formazione primavera del mister Jani Sturm, che in Coppa Italia in una gara ricca di gol ha battuto il Venezia ai calci di rigore. Sentiamo allora le parole del tecnico. Ti chiedo, oltre al risultato, ovvero al passaggio del turno, cosa ti è piaciuto di questa squadra? La reazione forse dopo la sberla del 4-2? Sì, il carattere della squadra, poi perché il primo tempo non mi è piaciuto, siamo entrati, ho detto ragazzi, ne siamo andati bene con giusto atteggiamento, però poi essere 4-2-4 sotto e rimontarla e quasi vincerla, poi in supplementari a fare il quinto gol, questo è il carattere, ce lo meritavamo tutti, noi lo staff e i giocatori, perché anche le altre partite prima abbiamo meritato, contro il Milan l'ultima che abbiamo perso, ci stava stretto, anche il punto ci stava stretto, e quindi meritatamente da qua dobbiamo adesso iniziare. Ecco, forse il primo tempo è un po' causa, tra virgolette, del finale della gara contro il Milan, la botta psicologica si era sentita, però non era facile, come hai detto tu, reagire. Si riparte da qui e adesso si può dire che si potrebbe magari chiudere tutto l'inizio di campionato, buttarlo via e tenere da questa partita in poi la reazione di una squadra che adesso può ricominciare un altro campionato. Sì, infatti ho già detto la gara contro il Milan, dopo la gara ho detto che da qua adesso iniziamo una scalata, da qua ripartiamo e iniziamo a raccogliere i punti in campionato, perché lo meritiamo e stiamo facendo bene. E quindi però dobbiamo ancora tanto tanto lavorare, molto migliorare le cose in fase difensiva e offensiva, quindi però non è facile perché non hai sempre tutti a disposizione, quindi non è facile, però ce la mettiamo tutta. Abbiamo messo a cassaforte questa partita, adesso da domani inizieremo a pensare alla Sampdoria e ci aspetta un'altra partita tosta, difficile, come tutte in Primavera 1, che non c'è una partita facile, e quindi però penso che adesso
adesso inizieremo a fare bene, fare punti, però come detto dobbiamo lavorare tanto sulla la fase anche difensiva, non prenderle, perché i gol li facciamo, anche prima se ne abbiamo fatti abbiamo creato tanto, e quindi sono fiducioso molto. Passiamo ora al basket, che si avvicina alla quarta giornata di Serie A2. Vediamo allora insieme quali saranno le gare che si andranno a disputare nel girone rosso, con l'APU Old Well West che aprirà le danze affrontando la Tramec 100, a seguire le Fortitudo Bologna contro Chiusi e poi ancora Rimini Ferrara, Pistoia Gesteco, Cividale, Chieti Forlì, Ravenna, Nardò, Mantova, San Severo. Quindi questo è il quadro della quarta giornata, e allora proiettiamoci sul match che si disputerà tra APU Old Well West e Tramec 100, presentata dall'assistant coach Grazzini. È una squadra sicuramente temibile, come dici tu, la difesa è stata la costante e la protezione dell'area è una delle loro caratteristiche, così come anche lo sporcare le percentuali da due degli avversari. E come in chiave offensiva, oltre al citato Arci, hanno la forza di sopperire alla mancanza di Zilli, che è un loro terminale offensivo importante della scorsa stagione, cavalcando minuti di qualità per Tomasini, che esce dalla panca molto spesso, e dello stesso Derek Marx, che è un califfo di questa categoria. È una squadra molto forte nel complessivo e ha nei singoli almeno tre punte di diamante importanti, quindi sarà sicuramente per noi la prima vera sfida contro una contender. Una contender che ha viaggiato a fari spenti dal punto di vista delle dichiarazioni precampionato, ma che di fatto è una delle più forti del girone. La PU affronterà 100 con Isaia Brisco. Dopo due turni di stop precauzionale ritornerà la guardia USA arrivata a fine mercato alla PU. Come sta e che cosa ci dobbiamo attendere da un giocatore del quale abbiamo già visto grandi doti? È un giocatore in crescita, è un giocatore che più volte abbiamo menzionato per quanto riguarda il suo curriculum. In questi giorni in palestra sta mostrando anche un atteggiamento veramente solare, positivo e propositivo, sia con i compagni che con lo staff. È chiaramente un giocatore che ha nel proprio vissuto pochissimi allenamenti con la squadra e in generale in questo campionato, e quindi dovremo cercare di gestire la sua qualità incanalandola nella maniera giusta e ottimizzando ogni cosa che faremo con lui in campo. È tutto, l'informazione sportiva termina qui, grazie per averci seguito e una buona continuazione di serata su Udinese TV.